Di Battista è qui, Alessandro è qui, è del movimento dei grilli, ma adesso perché siete in TV e radio perché dicelo tu. Perché i primi tempi avevamo bisogno un po' di esperienza, adesso ci andiamo e siamo meglio dei politici di professione. Non sarà, non sarà, non sarà, non sarà che Matteo Renzi ti sta qua. Assolutamente sì, mi sta proprio qua, mi sta proprio antipatico. Dici che in media c'era anche un volo. Dei media? Io ce l'ho a morte con Repubblica, anche perché sono cresciuto leggendo Repubblica e adesso mi sento tradito proprio dall'ipocrisia di Repubblica. L'hai detto anche tu, in fondo, dai, sappiamo che Alessandro non ti va giù, napolitano, yeah. No, non mi va giù tanto il presidente, lo rispetto perché è la nostra più alta carica istituzionale, però abbiamo il diritto di criticarlo, siamo in monarchia, quindi lo critichiamo perché non ci piace come si sta comportando. Ma che cosa proprio non ti va giù? Non è super partes, ha attaccato un movimento politico votato a 9 milioni di italiani come il nostro, non si può permettere, deve portare rispetto al Movimento 5 Stelle. Ce l'hai qualche sassolino nella scarpa, dai, toglielo con noi e te ne pentirai. Bersani era Sereni. Dicevano che all'inizio si diceva che ci avessero fatto delle aperture per il governo e poi hanno ammesso che non era intenzione governare con noi. E noi sono 7 mesi che rispondiamo ai cittadini che ci chiedevano la fiducia al PD, dicendo appunto che non ci avevano mai chiesto di governare assieme e loro dovrebbero ammetterlo che non ce l'hanno mai chiesto. Togliti la scarpa e vediamo se ce l'hai. Non ce l'ho i sassolini, me lo sono tolto con Bersani. Bersani finito, devo andare a casa. Ma litigheranno anche i grilli. E se sì, di chi sarà? Sarà la colpa di chi sarà? E tante volte è colpa mia, io con i miei colleghi ogni tanto sono troppo duro. Comunque sì, litighiamo anche noi. Avete mai visto un'assemblea condominiale quanto litiga? Immaginate un gruppo parlamentare. Litighiamo, è essenziale però poi essere compatti al di fuori. Parole, dici 3 parole, ma non starci troppo a pensare, e le devi fare rimare con Giorgio Napolitano, fai rima per noi. Sta d'accordo con il nano? Una. Va bene. 3 con Napolitano. Deve cambiare la mano? Non la so, la terza non mi viene proprio. Mi viene, abbiate pazienza. Ciao Alessandro, una nota ancora per dirti grazie. Torna da noi. Siete bravissime, grazie a voi davvero per questa bellissima intervista. Complimenti. Olè. Grazie.